Sono stati oltre 100 i partecipanti alla 13ª edizione del concorso internazionale di musica da camera Luigi IX, svoltosi da venerdì 23 a domenica 25 ottobre presso il Teatro La Concordia di Venaria Reale. Organizzato dall'Associazione Amici per la Musica di Venaria Reale, il concorso si propone di scoprire nuovi talenti fra giovani musicisti provenienti dall'Italia e dal resto del mondo, che vengono valutati da un'attenta giuria, composta quest'anno da elementi di spicco dell'ambiente musicale, come il direttore d'orchestra Guido Guida, il maestro Eros Cappellazzo, oltre ad alcuni componenti dell'Orchestra Sinfonica della RAI. Un concorso di un livello direi quasi eccezionale. Ormai siamo abituati a ottimi livelli in questo concorso, ma quest'anno veramente è stato sorprendente. Siamo molto contenti che molti dei partecipanti, premiati e non, ci hanno fatto i complimenti per la serietà e la trasparenza del concorso. È un complimento che ci tengo particolarmente a rilevare perché ne facciamo un punto d'onore della nostra manifestazione. Vincitore nella categoria musica da camera è stato il gruppo Veneto Opera 100, composto da Francesca Sperandeo al pianoforte, Silvia Mazzona al violino e Antonino Pugliafito al violoncello. Abbiamo trovato un ambiente molto accogliente, sono stati tutti molto gentili e il concorso è stato, secondo me, ben organizzato e non credo di dirlo solo perché abbiamo vinto, in generale è proprio un'impressione, una buona impressione per tutta l'organizzazione, per anche la commissione assolutamente competente. Fra i solisti il primo classificato è stato il fisarmonicista di Campobasso Angelo Miele. Due i premi speciali. Premio speciale giovani a Leila Shirvani, violoncellista, mentre il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano del Novecento è andato al duo di Sekeis, proveniente dall'Umbria e composto da Davide Brutti al sassofono e Filippo Farinelli al pianoforte. Ci fa molto piacere perché è un concorso intitolato a una figura così importante come Luigi IX e ottenere appunto un riconoscimento per la musica contemporanea ci gratifica molto, in quanto il nostro duo è specializzato nella musica contemporanea e di conseguenza non possiamo che essere estremamente contenti di questo riconoscimento. Vogliamo notare inoltre anche che il concorso è organizzato molto bene, cosa che sicuramente farà piacere agli organizzatori. Ci siamo trovati benissimo come accoglienza e tutto il resto. Speriamo di poter tornare qui a Venaria magari per dei concerti e in futuro, insomma, perché no. Grande affluenza di partecipanti che hanno anche potuto visitare la mostra della nota pittrice venariese Mariella Lavarino. Una pittura che racconta la musica, il teatro e il mondo dello spettacolo. Sale, strumenti, edifici, attori, maschere e palchi sono solo alcuni dei protagonisti delle sue opere, che l'artista ha avuto occasione di esporre in prestigiose mostre in Italia e all'estero. Per il concorso Luigi IX l'appuntamento è per la prossima edizione.